Allora, buongiorno innanzitutto. Oggi affronteremo un nuovo argomento, l'irraggiamento. È un argomento che avete già affrontato nel corso di fisica tecnica, quindi non è un argomento nuovo per voi chiaramente. Ciò che faremo è innanzitutto richiamare i concetti base inerenti a questo meccanismo di scambio termico, poi affronteremo il problema abbastanza complesso dal punto di vista geometrico e anche matematico dello scambio tra due superfici con orientamento qualsiasi, quindi il problema dello scambio termico in cavità. Questo è ciò che affronteremo in questa parte del corso. Ovviamente non è un argomento che verrà esaurito nella lezione di oggi, oggi inizieremo e proseguiremo nelle prossime lezioni. Allora, voi sapete che in generale noi per alcune applicazioni di trasmissione del calore riusciamo a schematizzare il problema come conduttivo, convettivo o radioattivo. Questo però non significa che sostanzialmente uno dei tre meccanismi agisca da solo mentre gli altri due non agiscono affatto, perché in tutti i problemi pratici di trasmissione del calore in realtà i tre meccanismi agiscono contemporaneamente. Il fatto è che in alcune applicazioni uno dei tre magari è un pochino più importante, quindi ai fini pratici noi riteniamo che quel meccanismo più importante sia l'unico presente. Ora vi dico questo perché quando si parla di conduzione o di convezione, che voi sapete bene, ricorderete dal corso di fisica tecnica, sono due meccanismi di scambio che richiedono la presenza di materia o, come si dice, di un mezzo interposto, questi meccanismi possono essere, come dire, facilmente visualizzati attraverso degli esempi che riguardano la nostra vita quotidiana. Per esempio, la convezione, che ovviamente chiama in causa il moto di un fluido, quindi il trasporto di calore attraverso il campo del moto di un fluido, per noi è particolarmente familiare perché noi viviamo in un fluido, nell'atmosfera. Noi respiriamo aria, viviamo nell'aria. Quindi per noi è abbastanza semplice immaginare una corrente d'aria calda che ci investe e ci fa sentire caldo perché ci trasferisce energia termica, come invece è esperienza comune uscire fuori, magari c'è vento freddo e quindi non c'è freddo. Quindi è abbastanza semplice per noi pensare a problemi di questo tipo, come pure è semplice immaginare problemi conduttivi, no? Cioè, è abbastanza semplice per noi immaginare che se prendo un solido metallico e ne riscaldo un'estremità, toccando l'altra, prima o poi, anzi, più prima che poi, sentirò caldo anche al tatto all'altra estremità del solido. Questi esempi pratici che riguardano la nostra esperienza quotidiana diventano un po' più complicati quando parliamo dell'irraggiamento, se ci pensate. Perché noi, come vi dicevo prima, viviamo in un fluido, nell'aria, nell'atmosfera, in un gas, diciamo così. Per cui la nostra vita quotidiana ci porta più facilmente ad avere familiarità con conduzione e convezione rispetto che con l'irraggiamento. Ma va detto però che la nostra stessa vita sul pianeta Terra è possibile grazie all'irraggiamento. Perché voi sapete, ricorderete, che nei tre meccanismi di scambio termico l'irraggiamento è l'unico che non richiede la presenza di materia. Quindi è un trasferimento di energia termica che può avvenire nel vuoto ed è il meccanismo che consente all'energia termica generata dalla nostra fonte di calore, cioè il Sole, di raggiungere il nostro pianeta Terra. Ok? In effetti la vita sulla Terra è possibile grazie al calore che ci arriva per irraggiamento dal Sole. Quindi l'irraggiamento coinvolge la nostra vita quotidiana in realtà molto più di quanto noi immaginiamo, perché consente proprio la vita sul nostro pianeta. Allora, il pianeta Terra riceve calore dal Sole e chiaramente calda, si raffredda, pur mantenendo tutto sommato una temperatura
abbastanza uniforme e costante su tutta la superficie terrestre. Se andiamo a vedere qual è l'escursione termica massima sul pianeta Terra, cioè la differenza tra la massima temperatura misurata da qualche parte sulla Terra e la minima temperatura misurata da qualche parte sulla Terra, ovviamente nello stesso giorno, ok? Non nello stesso luogo, nello stesso giorno, allora questa escursione massima mai misurata è pari a circa 139 gradi Celsius e i luoghi rispettivamente più caldi e più freddi sono la Valle della Morte, potete immaginare, 50 gradi è la temperatura massima misurata indicativamente, e la stazione russa in Antartide di Vostok, che praticamente ha fatto registrare una temperatura di circa meno 89 gradi Celsius. Allora, se facciamo la differenza tra questi due punti estremi, otteniamo 139. Però va anche detto che questi sono luoghi assolutamente inospitali e non è che noi viviamo in quei luoghi sostanzialmente. Nelle zone dove viviamo l'escursione termica è assolutamente molto più bassa e la temperatura, diciamo così, soprattutto nelle nostre zone, è mite. Ma perché rimane mite? Rimane così, l'escursione termica è, diciamo, ridotta, soprattutto se confrontata con gli altri corpi celesti. Le ragioni sono diverse. Allora, sicuramente una delle ragioni è la presenza di acqua sulla superficie terrestre, perché il 71% circa della superficie terrestre è coperto d'acqua. Voi sapete che l'acqua ha una capacità termica, un calore specifico, diciamo così, elevato. Quindi significa che è in grado di scambiare grandi quantità di calore variando di poco la sua temperatura. Okay? Questa grande quantità di acqua presente sul nostro pianeta si comporta da volano termico, okay? E quindi ha l'effetto di mitigare le variazioni di temperatura. Ma sicuramente non è questo l'unico motivo. L'altro motivo è legato alla presenza dell'atmosfera, la quale, dal punto di vista dello scambio termico radiativo, svolge un compito importantissimo per noi nei confronti dell'energia termica raggiante che arriva dal Sole. Okay? Al di fuori dell'atmosfera arriva un flusso termico, cioè un'energia termica per unità di tempo e unità di superficie raggiante, che è 1353 watt su un metro quadro. In realtà questo valore non è costante, perché la Terra, voi sapete, che si muove su un'orbita ellittica, per cui non mantiene sempre la stessa distanza dal Sole durante tutto l'anno. La distanza media è la cosiddetta unità astronomica, sono circa 150 milioni di chilometri. Però il fatto che non mantiene questa distanza sempre costante nel corso dell'anno porta questo valore dell'irraggiamento al di fuori dell'atmosfera a variare tra circa 1310 al 21 giugno a circa 1399 al 21 dicembre. Queste variazioni tuttavia sono relativamente piccole, diciamo così, che non sono così importanti poi nelle trattazioni che noi faremo assolutamente. Quindi si fa riferimento al valore medio 1353, come abbiamo detto, watt sul metro quadro. Il fatto è che quando poi ci spostiamo sulla superficie terrestre, quindi dal fuori dell'atmosfera andiamo sulla superficie terrestre, questo valore di energia termica per unità di tempo e per unità di superficie diventa notevolmente più basso e nelle migliori condizioni possibili, cielo sereno, quindi sole eccetera, siamo intorno ai 950 watt su un metro quadro. Quindi c'è stata una significativa diminuzione. Dove è andata a finire questa energia? Ebbene, l'atmosfera ha, da questo punto di vista, svolto un ruolo fondamentale. Infatti l'atmosfera si comporta come, diciamo così, filtro innanzitutto, perché assorbe, grazie alla presenza di gas come l'ossigeno, l'ozono, il biossido di carbonio, cioè l'anidride carbonica, eccetera, assorbe
parte dell'energia termica che arriva su alcune lunghezze d'onda, ma non solo, il pulviscolo, il vapor d'acqua, insomma le sostanze che compongono la nostra atmosfera diffondono e riflettono parte di questa radiazione. Quindi quando arriva la radiazione solare si ha un doppio effetto, un effetto di riflessione e un effetto di assorbimento, per cui non tutta la radiazione solare in effetti arriva sul nostro pianeta e soprattutto alcune lunghezze d'onda particolari vengono filtrate, lo vedremo tra poco. Quindi questa radiazione raggiunge il nostro pianeta e riscalda le superfici, in una giornata di sole ovviamente le superfici che sono irradiate si riscaldano, ma poi durante la notte queste superfici a loro volta irraggiano energia termica, no? Verso lo spazio siderale. Questa volta l'atmosfera ha un comportamento leggermente differente, cioè poiché le superfici a temperatura ambiente, come vedremo tra poco, irraggiano su una lunghezza d'onda differente, nell'infrarosso sostanzialmente, l'atmosfera, o meglio, i gas cosiddetti serra presenti nell'atmosfera, assorbono l'energia termica raggiante su queste lunghezze d'onda, trattenendo il calore, ok? E generando quello che ormai chiamiamo effetto serra, no? Il riscaldamento globale, eccetera. Questi comportamenti che chiamano in causa i complessi fenomeni dello scambio termico radiativo e che riguardano l'energia termica raggiante in ingresso e in uscita dal nostro pianeta, fanno sì che alla fine l'escursione termica sul nostro pianeta sia contenuta e che la vita in effetti sia possibile. Se pensate che allontanandoci di relativamente poco, cioè sulla Luna dove l'atmosfera non c'è, l'escursione termica diventa 300 gradi Celsius, ma non tra punti, diciamo così, estremi, inteso come zone particolarmente estreme dal punto di vista termico, cioè è la normale escursione tra zona illuminata e zona non illuminata, cioè si va da più 127, immaginate, a meno 173, cioè lì la vita evidentemente non è assolutamente possibile, a parte il fatto che non c'è atmosfera, ma sicuramente questa forte escursione termica è dovuta non solo all'assenza di acqua che avrebbe mitigato, no? Come vi ho già spiegato, ma al fatto che l'energia termica raggiante non trova nessun filtro in ingresso, quindi fa riscaldare molto di più il pianeta, il satellite, se parliamo della Luna, in uscita non viene assorbita da nessun gas serra, come abbiamo detto, e quindi durante nella zona buia disperde tantissima energia termica raggiante verso lo spazio siderale, raffreddandosi tantissimo. Ora, questo semplicemente per capire non solo qual è l'importanza dello scambio termico radiativo nei nostri personali confronti, perché noi viviamo grazie a questi fenomeni. Vi ricordate il problema, diciamo ultimamente se ne parla un po' meno onestamente, il problema del buco nell'ozono? Beh, il problema del buco nell'ozono era un problema molto importante, perché gas dannosi per l'ozono riducevano questo strato di O3 e sostanzialmente alcuni raggi del sole molto dannosi, vedremo tra un po' quali sono in particolare, potevano procurare dei danni agli esseri viventi, cioè a noi. Quindi è un equilibrio molto delicato, il meccanismo in questione è molto complicato. L'irraggiamento è, secondo me, tra i tre meccanismi di scambio termico, quello più complesso. Non solo dal punto di vista concettuale, perché chiama in causa tantissimi aspetti analitici, geometrici e caratteristiche delle superfici, eccetera, ma anche proprio dal punto di vista analitico, cioè descrivere questi problemi e cercare di essere aderenti alla realtà è complicatissimo. Va bene? Con queste premesse cerchiamo di fare qualche richiamo su ciò che già dovreste sapere sullo scambio termico radiativo. Ora, essendo un pochino più pragmatici, immaginiamo di avere una cavità
che in realtà è una camera a vuoto. Va bene? All'interno di questa cavità abbiamo praticato il vuoto. E immaginiamo di mantenere le temperature di questa cavità e le pareti di questa cavità ad una temperatura costante, che chiamo T con P. Ora, se io all'interno di questa cavità metto un corpo che si trova alla temperatura T con I maggiore T con P, posso osservare sperimentalmente che, pur non essendoci aria o un altro mezzo all'interno di questa cavità, il corpo, se aspetta un tempo sufficientemente lungo, si porterà alla stessa temperatura delle pareti, che sono mantenute costanti dal punto di vista termico, cioè la stessa temperatura. Quindi questo corpo si raffredda, evidentemente cedendo la propria energia termica alle pareti, fino a portarsi, ripeto, all'equilibrio termico con le pareti. È chiaro che, essendoci il vuoto, questo scambio di energia termica non può essere avvenuto né per conduzione né per convezione. Quindi il meccanismo di scambio termico che ha permesso questo fenomeno è appunto l'irraggiamento, che rispetto agli altri due, come abbiamo già detto, non richiede la presenza di un mezzo interposto di materia, può quindi avvenire nel vuoto, e abbiamo già detto che questo consente la vita sul nostro pianeta di fatto, non subisce alcuna attenuazione nel vuoto e può avvenire nei solidi, nei liquidi e nei gas. Dal punto di vista fenomenologico, il trasferimento di energia termica attraverso il raggiamento avviene grazie alla propagazione di onde elettromagnetiche. Ricordate, no? L'esistenza di queste onde elettromagnetiche è stata dimostrata alla fine del 1800 da Hertz. E queste onde sono caratterizzate da una lunghezza d'onda, che chiamiamo lambda, da una frequenza che chiamiamo ni, la lunghezza d'onda è normalmente misurata in micro, e tenete presente che la radiazione può avvenire su lunghezze d'onda che, come ordine di grandezza, si estendono in un campo tra 10 alla meno 10 micron e 10 alla 10 micron, quindi un campo veramente molto vasto. E la loro velocità di propagazione nel vuoto è la velocità della luce, quindi 2.998 per 10 alla 8 metri al secondo. In un mezzo che potrebbe essere per esempio l'aria, la velocità di propagazione è data dal rapporto tra la velocità della luce nel vuoto e l'indice di rifrazione. Quest'indice di rifrazione vale circa 1 per l'aria e per la maggior parte dei gas in realtà, e ad esempio per avere una sensibilità rispetto ai materiali che ci circondano, nel caso di acqua ad esempio vale circa 1,5 nel caso di acqua, e in realtà vale circa 1,5 per esempio anche nel caso di vetro. Ora stavo guardando le finestre in fondo alla stanza, in fondo all'aula, per l'acqua e per il vetro vale circa 1,5. Quindi l'effetto è quello di diminuire la velocità di propagazione di queste onde quando n è maggiore di 1. Come sono collegate tra loro queste quantità?
Allora lambda è uguale a c su n. Adesso, dal punto di vista, diciamo così, teorico, forse ricorderete, quando avete studiato fisica tecnica, che il trasferimento di energia attraverso le onde elettromagnetiche viene descritto attraverso i fotoni o quanti di energia. Ricordate? Allora, l'introduzione di questo modello è dovuta a Planck nel 1900, il quale ha proposto appunto un modello secondo il quale l'energia trasportata dalle onde elettromagnetiche poteva essere vista come la propagazione di un numero discreto di pacchetti di energia, che sono appunto i fotoni o i quanti di energia, e ognuno di questi pacchetti, quindi stiamo parlando, ognuno di questi pacchetti trasporta una quantità di energia per unità di tempo E, che è data dal prodotto di H, che è la costante di Planck, per la frequenza n. Guardando la relazione che abbiamo appena scritto, questa, possiamo osservare che questa energia è uguale a H per C diviso lambda. Ora, questa relazione ci fa osservare che, cioè, che il numeratore è costante, perché il prodotto tra della costante di Planck per la velocità della luce nel mezzo sostanzialmente è costante. Se la lunghezza d'onda diminuisce, ognuno di questi fotoni possiede o trasporta una quantità di energia superiore. Questo significa che le lunghezze d'onda piccole sono quelle più pericolose, riallacciandoci a ciò che dicevamo prima relativamente alla capacità della nostra atmosfera di filtrare alcune lunghezze d'onda che sono dannose per l'organismo. Bene? Quindi di quali lunghezze d'onda stiamo parlando? Stiamo parlando sostanzialmente dei raggi ultravioletti. Ora, come abbiamo detto prima, le lambda, le lunghezze d'onda delle onde elettromagnetiche può assumere valori che sono compresi in un campo molto molto vasto. Volendo cercare di visualizzare qualche informazione in più relativamente ai valori di lunghezza d'onda e il tipo di radiazione, allora lunghezze d'onda comprese tra 10 alla meno 7 e 10 alla meno 4 sono relative ai cosiddetti raggi gamma. Tra 10 alla meno 5 e 10 alla meno 2, ora per me sarà molto difficile riuscire a posizionare questi valori in scala, quindi diciamo che cercherò di preferire la chiarezza grafica piuttosto che la scala, va bene? Quindi tra 10 alla meno 5 e 10 alla meno 2 sono i raggi X. I raggi ultravioletti sono compresi tra 10 alla meno 2 e 10 alla meno 1. E sono questi, parliamo di micron, ricordate che un micron è 10 alla meno 6 metri, e sono questi
i raggi dannosi che la nostra atmosfera riesce a filtrare grazie alla presenza di ozono. E quando l'ozono si assottiglia, lo strato di ozono si riduce, si assottiglia, si creano dei buchi, questi raggi ultravioletti, poiché hanno un lambda molto piccolo, trasportano una quantità di energia elevata. E quindi qual è l'effetto? Quello di procurarci scottature nell'immediato, ovviamente malattie più importanti a lungo termine. Ok? Ora, la nostra fonte di luce e di calore, il sole, con buona approssimazione irraggia in un intervallo di lunghezze d'onda principalmente compreso tra 10 alla meno 1 e 3. Diciamo che posso spostare questo 3 un po' più a sinistra per avere più spazio dopo, eh? Facciamo così. Lo mettiamo qua. E il picco di emissione avviene ad una lunghezza d'onda che è compresa in un ristretto intervallo di lunghezze d'onda compreso tra 0,4 e 0,76, che definisce il campo del visibile. Tra parentesi, luce, cioè la radiazione compresa in questo intervallo di lunghezze d'onda, noi la chiamiamo comunemente luce. Ora non è che il Sole sostanzialmente emette il massimo della sua radiazione in questo intervallo perché i nostri occhi vedono, sostanzialmente sono sensibili, no? Sono i nostri sensori sostanzialmente che sono sensibili a radiazioni comprese tra 0,4 e 0,76 micron. Sono i nostri occhi che l'evoluzione ovviamente del nostro organismo si sono in qualche modo tarati, no? Su questa lunghezza d'onda, cioè la lunghezza d'onda, l'intervallo di lunghezza d'onda in corrispondenza del quale arriva il picco di radiazione dal sole, va bene? Ora, tra 10 alla meno 1 e 100 circa è compresa la cosiddetta radiazione termica. E tra 3 e 100 siamo nel campo dell'infrarosso, diciamo così. Quindi questo che cosa significa? Significa che dal punto di vista dello scambio termico radiativo l'intervallo di lunghezze d'onda a cui noi in particolar modo ci riferiamo è quello compreso tra 10 alla meno 1 e 100 a cui compete il trasferimento sostanzialmente di energia termica. Principalmente. E questa radiazione termica associata a questo intervallo di lunghezza d'onda la chiamiamo irraggiamento. Qui si può proseguire con onde radio, eccetera, fino alle onde di potenza, fino ad arrivare a valori dell'ordine di 10 alla 10. Di qua, con i raggi cosmici, si scende fino a valori di 10 alla meno 10. Ma, dal nostro punto di vista, il nostro interesse legato alla trasmissione del calore è compreso in questo intervallo di lunghezze d'onda. Va bene? Quindi, ripetendo,
radiazione termica, che ovviamente abbraccia non solo il visibile, ma si sposta nella zona dell'ultravioletto a sinistra e nell'infrarosso a destra. Il visibile, che è appunto quella che noi chiamiamo luce, e la radiazione solare, che ovviamente avviene in questo intervallo 10 alla meno 1, 3. Ovviamente questi non sono valori precisi, è per avere un'idea sull'ordine di grandezza, capite? Quindi non è che 10 alla meno 1 finisce ultravioletto e inizia la radiazione solare, tipo, sono indicativi questi valori per capire in quali valori intesi come ordine di grandezza di lunghezza d'onda ci troviamo con le diverse fenomenologie. Ora capite bene che se andiamo ad osservare ciò che avviene nella realtà, partendo dal presupposto che ogni corpo che si trova a una temperatura diversa dallo 0 Kelvin è in grado di emettere energia termica raggiante, e questo è quello che immagino ricorderete dal corso di fisica tecnica, una delle cose che spero che ricorderete, c'è una differenza tra il Sole, per esempio, e un oggetto quale può essere questa scrivania, e questa differenza è sostanziale non solamente per quanto riguarda la temperatura, evidentemente, ma anche per un altro aspetto. Cioè il Sole mi permette di vedere perché emette in questo ristretto campo di lunghezza d'onda una certa quantità di energia termica raggiante. Ma se io immaginassi di chiudermi in questa stanza, chiudendo perfettamente tutte le finestre, le porte, spegnere la luce, cioè buio completo, questa scrivania si trova a 20 gradi Celsius, cioè circa 300 Kelvin, quindi pure lei emette, però io se chiudo tutto non vedo nulla, sono un buio totale. Perché non vedo la radiazione che emette questa scrivania? Non la vedo perché evidentemente il suo picco di emissione non ricade in questo ristretto intervallo di lunghezze d'onda che è caratteristico dei sensori che noi abbiamo, cioè gli occhi, e che ci permettono di percepire queste onde elettromagnetiche, questa radiazione, capite? Non solo, le caratteristiche di emissione di una superficie quale può essere questa scrivania dipendono, abbiamo capito, dalla temperatura e va bene, ma dipendono da tantissimi altri fattori che vanno dal materiale, dalla finitura superficiale, dal fatto che magari è sporca perché ci ho appoggiato il gesso e si è creata una sporcizia, diciamo una polvere di gesso sulla scrivania, dalla direzione, dalla rugosità superficiale, da una quantità di fattori che sono difficilissimi da rappresentare dal punto di vista matematico, capite? Il problema è molto molto complicato. Allora come si fa a superare questo problema? Come siamo abituati a fare, cerchiamo di definire un corpo che si comporti da riferimento, e questo corpo ci consentirà di confrontare il comportamento delle superfici reali confrontandola con le prestazioni dal punto di vista dello scambio termico radiativo di questo corpo ideale. Quindi se confronto due superfici diverse con questo corpo di riferimento, che appunto è ideale, allora posso anche sostanzialmente confrontare le prestazioni di queste due superfici tra loro, capite? Ovviamente se definisco un modello ideale che deve essere per me un riferimento, questo modello deve poter essere descritto opportunamente attraverso delle relazioni matematiche. Devo essere in grado di descriverlo completamente con un modello matematico, altrimenti questo oggetto che ancora non abbiamo definito per me è inutile dal punto di vista pratico. Meglio ancora se queste relazioni matematiche sono semplici. Ok?
Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del corpo nero. Che cos'è il corpo nero? Il corpo nero è, per una data temperatura e su tutte le lunghezze d'onda e su tutte le direzioni, l'emettitore perfetto e l'assorbitore perfetto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questo corpo nero, per ogni temperatura, ad ogni lunghezza d'onda e per ogni direzione, è in grado di emettere la massima energia termica raggiante possibile. E in questo senso è l'emettitore perfetto. È l'assorbitore perfetto perché assorbe tutta l'energia termica raggiante che incide su di esso. Il fatto che il corpo nero sia in grado di emettere il massimo indipendentemente dalla direzione si esprime dicendo che questo oggetto, il corpo nero, è un oggetto caratterizzato dall'essere diffuso. Che cosa vuol dire quindi? Vuol dire che se confronto l'emissione di un corpo nero con una superficie reale, il corpo nero emetterà sempre la stessa quantità di energia in tutte le direzioni, la massima possibile. Quindi vuol dire che anche spostandomi su angoli di emissione differenti, il corpo nero emetterà sempre la stessa quantità di energia. In questa rappresentazione la lunghezza delle frecce è qualitativamente indicativa della quantità di energia per unità di tempo di superficie emessa. Quando mi sposto su una superficie reale, intanto le frecce saranno più corte, perché vuol dire che se il corpo nero è l'emettitore perfetto, le superfici reali potranno tendere al corpo nero, ma il corpo nero è quello che emette la massima quantità di energia termica raggiante. Quindi diciamo che nella condizione più favorevole, cioè in direzione normale alla superficie, avrò una quantità di energia per unità di tempo di superficie emessa che sarà sicuramente inferiore, e io lo rappresento qualitativamente attraverso una freccia più corta. Ma il fatto è che se mi muovo su differenti angoli di emissione, la situazione diventa qualitativamente una cosa del genere. Vedete? Come una sorta di fiammella. Di conseguenza, una superficie reale non è una superficie diffusa, mentre il corpo nero è una superficie diffusa, cioè emette il massimo indipendentemente dalla direzione. Ok? Questo è il significato. Ora, ma come dicevo prima, sono anche in grado di rappresentare le prestazioni, se così le vogliamo chiamare, di questo oggetto, del corpo nero, utilizzando un modello matematico noto. In effetti il modello matematico che mi consente di rappresentare le caratteristiche radiative di questo corpo nero è costituito sostanzialmente da tre relazioni. La prima relazione descrive il cosiddetto potere emissivo emisferico totale del corpo nero, cioè è la quantità di energia termica raggiante che un corpo nero può emettere per unità di tempo e di superficie su tutte le lunghezze d'onda e in tutte le direzioni. Questa quantità, che chiamo En ed è funzione evidentemente della temperatura, è descritta da una relazione che è stata
dimostrata sperimentalmente da Joseph Stefan ed è stata verificata teoricamente da Ludwig Boltzmann, e per questo motivo si chiama legge di Stefan Boltzmann, la quale dice che n di t è uguale a sigma t alla quarta, dove sigma, ricorderete, essere la costante di Stefan Boltzmann e vale, ricordate quanto vale? Vale 5,67 per 10 alla meno 8 e sono watt sul metro quadro Kelvin alla quarta. Questo è il valore di questa costante di Stefan Boltzmann. La legge di Stefan Boltzmann ci dice quindi che il potere emissivo emisferico totale di un corpo nero dipende dalla quarta potenza della temperatura, ovviamente parliamo di temperatura assoluta, quella che misuriamo in Kelvin per intenderci. Quindi ci dice che qualsiasi corpo si trovi a una temperatura diversa dallo 0 Kelvin è in grado di emettere energia termica raggiante. Un corpo che si trovi alla temperatura di 1 Kelvin emetterà una quantità di energia termica raggiante pari a 5,67 per 10 alla meno 8 watt sul metro quadro. Piccolissima, sì, ma emetterà comunque energia termica raggiante. Se la temperatura cresce, l'energia termica raggiante emessa aumenta con la quarta potenza della temperatura. Ok? E questa è la prima legge, quindi legge di Stefan Boltzmann. Ovviamente il corpo nero è anche l'emettitore perfetto su tutte le lunghezze d'onda, quindi potrebbe essere, anzi sicuramente è importante conoscere qual è la distribuzione del potere emissivo del corpo nero sulle varie lunghezze d'onda. Questa relazione, questa distribuzione è descritta dalla legge di Planck, la quale fornisce il potere emissivo emisferico monocromatico, cioè il potere emissivo del corpo nero nell'intorno di una determinata lunghezza d'onda lambda, che è uguale a C con 1, una prima costante, diviso lambda alla quinta, per E C con 2 su lambda T meno 1. C1 e C2 sono due costanti. E questa relazione può essere rappresentata in questo modo. Cioè possiamo rappresentare l'EN lambda in funzione di lambda osservando che facendo una cosa del genere otterremo delle curve che sono fatte in questo modo qua. Io ne traccio solo tre e ciò che si osserva è che queste tre curve tracciate per tre differenti valori di temperatura con il verso crescente della temperatura, che è questo, cioè la curva più in basso è relativa a una temperatura inferiore, la curva più in alto è relativa a una temperatura superiore, al crescere della temperatura il picco della curva si sposta in alto e a sinistra. Ricordate prima che dicevo che il Sole presenta il suo picco di emissione nel visibile? Ebbene, se questa curva qui immaginiamo sia associata alla radiazione solare, il picco ricade nel visibile. Ok? Qual è la temperatura che possiamo associare a questa curva, questa qui del Sole? 5762 Kelvin.
è una temperatura di un corpo nero equivalente. Ma da dove viene fuori questa temperatura? Lo siete mai chiesti? Questa temperatura viene fuori osservando, io magari ve la butto lì, passatemi il termine, e poi lascio a voi, come dire, se volete, l'approfondimento per arrivare proprio al valore di temperatura. Sole, Terra, li faccio della stessa dimensione per motivi grafici, evidentemente. Ovviamente noi sappiamo che la radiazione solare al di fuori dell'atmosfera, che è questa che vi tratteggio, abbiamo detto è 1353 watt su un metro quadro, giusto? Allora, se traccio una circonferenza in questo modo, cioè una sfera in realtà nello spazio, io conosco il flusso di energia che arriva qua, giusto? Allora, conoscendo il raggio del Sole e la distanza Sole-Terra, chiaramente se tutta l'energia termica emessa dal Sole per ovvie ragioni dovrà andare a finire sulla superficie di questa grande sfera e io conosco il flusso locale qui, note le dimensioni geometriche di questo problema impostando un bilancio di energia in cui la fonte di calore è appunto il Sole ed è descritta da una relazione di quel tipo con la T incognita. Scrivendo un bilancio, lascio a voi, ripeto, il piacere di farlo, posso trovare la temperatura equivalente di questa fonte di energia termica raggiante tale da determinare un flusso watt su un metro quadro qui pari a 1353 watt su un metro quadro. La temperatura equivalente è 5762. Voi sapete che la temperatura superficiale del Sole esterna non è molto lontana da questo valore qui, ma basta andare un po' più, diciamo così, a fondo per avere valori molto, molto più grandi. Ok? Allora, che cosa succede quando la temperatura diminuisce? Succede che il picco di queste curve si sposta in una zona che noi abbiamo detto essere la zona dell'infrarosso. Giusto? Perché sulla sinistra c'è l'ultravioletto, sulla destra c'è l'infrarosso. I massimi di queste curve giacciono anche loro su una curva e il luogo dei massimi è descritto dalla legge dello scostamento di Wien, che è la terza relazione matematica che ci permette di descrivere un corpo nero, la quale dice che lambda massimo per T è uguale a una costante C3 e questa costante è 2898 che sono Kelvin per micrometro e questa, ricorderete, è la legge di Ohm. Che cosa possiamo dedurre da questa relazione? Che un corpo che si trova a circa 300 Kelvin, diciamo 289.8 Kelvin, che sostanzialmente potrebbe essere questa scrivania, presenta il suo massimo a 10 micrometri, massimo inteso come radiazione, no? Quindi quando siamo circa qua, circa a 300 Kelvin, il massimo, questo qua, sarà circa a 10 micrometri. Nell'infrarosso. E noi non vediamo niente, perché noi a 10 micrometri non vediamo niente. Giusto? Ovviamente ci sono degli strumenti per poter guardare nell'infrarosso, sono le telecamere all'infrarosso. E probabilmente nel corso di misura le avrete pure viste.
però i nostri occhi a queste lunghezze d'onda non vedono nulla. Chiaramente la quantità di energia emessa nel visibile è talmente piccola che non la riusciamo proprio a percepire. Ma se aumentassi la temperatura a, per esempio, 1000 Kelvin, è facile osservare che la lunghezza d'onda lambda massimo sarà pari a 1000 diviso 2898. Va bene? Quindi sostanzialmente, al contrario, sarà 2898 diviso 1000, quindi 2,898. Quindi ci siamo spostati già qui, circa 2,9. Va bene? Ebbene, un corpo che viene scaldato fino a 1000 Kelvin inizia ad essere visibile anche all'occhio umano e appare debolmente rosso. Ok? Per questo motivo, perché inizia a emettere una quantità di energia nel visibile che non è più trascurabile per i nostri sensori occhi, ma chiaramente il suo picco è spostato nell'infrarosso. E io questo oggetto lo vedrò di colore rosso perché la lunghezza d'onda che percepisco è quella più elevata, verso il 0,76, che è associata al colore rosso. Infatti un altro aspetto molto importante è legato al fatto che il colore degli oggetti che noi vediamo, per esempio in questa stanza, che ne so, questa sedia la vedo nera, perché? Perché innanzitutto la riesco a vedere non grazie all'energia termica raggiante, o meglio alla radiazione che lei emette, perché la emette, ma abbiamo detto che la emetterà qua e quindi non vedo niente. La vedo perché una fonte luminosa, cioè una fonte che è il sole o illuminazione artificiale in questo caso, che è in grado di emettere radiazione qui, colpirà con la sua radiazione emessa questo oggetto, la radiazione viene riflessa e io la vedo, capite? Però nel momento in cui la radiazione colpisce l'oggetto, la caratteristica superficiale di questo oggetto, che consentirà all'oggetto stesso di assorbire la radiazione su alcune lunghezze d'onda e rifletterla solo su altre lunghezze d'onda, determinerà il colore che io percepisco. Quando l'oggetto assorbe la radiazione su tutte le lunghezze d'onda, lo vedo nero. Ok? Quando la riflette su tutte le lunghezze d'onda, lo vedo bianco. Quando la riflette sulle lunghezze d'onda più basse, tenderò a vederlo violetto come indicazione, sulle lunghezze d'onda più elevate tenderò a vederlo rosso, ok? Perché la luce può essere scomposta in piccoli intervalli di lunghezze d'onda, che ognuno dei quali è associato a un colore, va bene? Ora, detto questo, va anche detto che un oggetto che appare nero nel visibile non è detto assolutamente che sia nero nello spettro della radiazione termica, cioè nell'intervallo delle lunghezze d'onda che compete alla radiazione termica e al quale noi associamo il fenomeno dell'irraggiamento. Perché un oggetto nero come questa sedia nel visibile potrebbe invece riflettere nell'infrarosso. E allora questo significa che cosa? Che sebbene appaia nero, potrebbe essere ben diverso in termini di comportamento da quello che abbiamo definito corpo nero. Corpo nero si chiama così perché è l'assorbitore perfetto. Ebbene, gli oggetti che nella vita di tutti i giorni assorbono la radiazione, la luce, su tutte le lunghezze d'onda, ci appaiono neri e quindi corpo nero. Però non è detto che un corpo che ci appaia nero si comporti da corpo nero nell'infrarosso. Capite? Allora, visto che ci siamo, ma il corpo nero esiste? Può essere costruito?
La risposta è sì, può essere costruito. E ciò che approssima nel miglior modo possibile il comportamento di un corpo nero è una cavità fatta in questo modo, con un piccolo foro, questo qua, va bene, questo è un piccolo foro, e le pareti di questa cavità sono mantenute a una temperatura uniforme e costante T con P. Ora, in questa cavità, immaginate uno scatolone con un buco, va bene? Molto semplicemente. E le pareti di questo scatolone sono mantenute a una temperatura uniforme e costante attraverso un'opportuna strumentazione, apparecchiature. Che cos'è che si comporta da corpo nero? Il foro. Infatti, poiché queste pareti qua, nell'ipotesi in cui il foro sia molto piccolo rispetto allo scatolone, poiché queste pareti qua emetteranno radiazione, in generale possiamo dire in tutte le direzioni, questo piccolo foro sarà bombardato da radiazione da tutte le direzioni e su tutte le lunghezze d'onda, perché sarà una superficie molto estesa ad emettere da punti diversi e a bombardare questo foro. Quindi ci sarà una radiazione che esce dal foro con un angolo, vedete, molto piccolo, un'altra che esce con un angolo praticamente di 90 gradi rispetto a questa superficie e così via. Quindi è facile intuire che l'emissione sarà, con buona approssimazione, diffusa. E la quantità di energia che esce da questo foro è, con buona approssimazione, quella di un corpo nero che si trova alla temperatura di T, quindi descritta dalla legge di Stefan Boltzmann. Quindi si comporta da emettitore perfetto, perché emette la massima quantità di energia possibile in modo diffuso. Ma è anche l'assorbitore perfetto? Beh sì, perché immagino di far entrare energia raggiante lungo una direzione qualsiasi, questa qua. Questa energia raggiante entra, inizia a rimbalzare sulle pareti, in modo ovviamente, e avrò ben poche possibilità di rivedere questa energia uscire dal buco, se il buco è piccolo rispetto allo scatolone, rimarrà intrappolata lì dentro. E quindi, con buona approssimazione, si comporterà anche da assorbitore perfetto. Quindi quel foro lì è ciò che approssima meglio il comportamento di un corpo nero. Avete capito? E in effetti, nei laboratori, esistono i corpi neri che sono, noi ne abbiamo anche uno, che teoricamente approssima un corpo nero, che è una sfera isolata dal punto di vista dello scambio termico verso l'ambiente, con dei riscaldatori che mantengono la temperatura interna di questa sfera a temperatura uniforme e costante, e c'è un piccolo foro, va bene? Quindi, se vogliamo tarare un sensore, che può essere un pirometro o qualcosa del genere, basta puntare questo foro, almeno dal punto di vista teorico, basta puntare questo foro, sappiamo che questo si comporta come corpo nero alla temperatura delle pareti e quindi siamo in grado di tarare o verificare le prestazioni di, per esempio, un pirometro o cose del genere, capite? Questo ovviamente dal punto di vista teorico, poi dal punto di vista pratico ci sono una serie di problematiche da superare, ma ovviamente non è questo il corso dove affrontare questi problemi. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al fatto che se scaldo a 1000 Kelvin questo oggetto inizierà ad irraggiare radiazione che i miei occhi possono percepire. Quindi se spengo la luce di nuovo in questa stanza e questa scrivania, per pura ipotesi, si dovesse trovare a 1000 Kelvin, io la potrei vedere al buio e apparirebbe leggermente rossa. Maggiore la temperatura, più rossa diventa questa scrivania. A 1500 Kelvin si dice che ha il color rosso, cioè un bel rosso vivo sostanzialmente.
Chiaramente la temperatura aumenta, il colore che percepiamo cambia, si sposta verso il giallo e il bianco. Ok? Benissimo. Allora a questo punto siamo arrivati a dire che abbiamo un oggetto, un modello, come lo vogliamo chiamare, un qualcosa che abbiamo chiamato corpo nero, che sono in grado di descrivere matematicamente, quindi lo conosco bene, in realtà sono anche in grado di fabbricarlo in laboratorio, ok? E questo corpo nero per me è un punto di riferimento, un corpo che può essere utilizzato come termine di paragone per verificare quali sono le prestazioni radia dal punto di vista dello scambio termico radiativo delle superfici reali, perché le superfici reali potranno al più tendere al comportamento del corpo nero e quindi il corpo nero sarà per me un termine di paragone. A questo punto il passo successivo è capire, ma se vado effettivamente a confrontare una superficie reale con un corpo nero, che cosa trovo? Facciamo una pausa e riprendiamo da questa domanda. Ok?